senza il braccialetto elettronico le forze di polizia devono aspettare che la parte offesa faccia un'altra volta una segnalazione, che la persona che l'ha stalkerata piuttosto che ha usato violenza nei suoi confronti si è avvicinata. In questa maniera invece le forze di polizia intervengono direttamente. Il braccialetto elettronico anti-stalking serve così a proteggere le vittime di violenza di genere. Suona infatti nel caso in cui il molestatore si avvicini oltre il limite stabilito. Ad Arezzo solamente nell'ultima settimana due i dispositivi che sono stati assegnati, applicato ad un 37enne che aveva picchiato l'ex compagna sino a mandarla in ospedale in prognosi riservata. Indosserà un braccialetto elettronico poi anche un 80enne che avrebbe molestato un ragazzo di appena 13 anni. A seguito della legge del 2019 sul codice istitutiva del codice rosso, proprio per dare una tutela reale, efficace ed effettiva nei confronti delle persone offese. Chi indossa questo apparecchio è costantemente monitorato perché è dotato di segnale GPS. È composto da due dispositivi, uno al braccio e alla caviglia dello stalker, l'altro invece in possesso della vittima. Occorre il consenso di entrambe le parti a utilizzare questo dispositivo. Dopodiché sono le forze di polizia che ricevono immediatamente il segnale, l'alert, nel momento in cui le due persone sono più vicine di, ad esempio, 500 metri. La richiesta di questa misura restrittiva parte dal PM, il GIP poi potrà decidere se applicarla o meno. Anche la persona vittima del reato viene tracciata, quindi questo gli dà un senso di sicurezza in più, ma non è solo un senso, poi effettivamente c'è questa sicurezza in più.